Dopo l'insediamento del nuovo consiglio comunale, a Giulianova è tempo già di iniziare a fare sul serio per quanto riguarda i progetti più importanti del territorio. Per quanto riguarda il sociale, su cui l'ente sta investendo tanto negli ultimi anni, il sogno è quello di realizzare il nuovo centro diurno per anziani, mentre passi in avanti per il terzo asilo nido comunale che sorgerà a Giulianova Paese, con l'ente che ha già ricevuto un primo finanziamento. Dunque, uno dei primi obiettivi di questa nuova amministrazione, quantomeno nel primo periodo, è quello di tutelare ulteriormente la nostra popolazione anziana. E intanto abbiamo già pubblicato l'avviso per il soggiorno termale, che ci sarà dal 15 al 27 settembre a Castrocaro Terme. E ci sono 30 posti disponibili per gli ultra 65 anni giuliesi. E poi un obiettivo un pochino più ambizioso ma fondamentale è l'apertura di un centro diurno per anziani, all'interno del quale appunto i nostri anziani potranno fare attività laboratoriali per rallentare il declino cognitivo ma anche per passare delle ore in compagnia. Uno dei progetti più importanti riguardante il sociale è stato quello di aumentare anche le presenze e i bambini all'interno dei nidi. Esattamente, a settembre si inizierà il nuovo anno educativo e finalmente avremo 100 bambini nei nostri nidi comunali. È stato un progetto portato avanti nel primo mandato Costantini, ci siamo riusciti, abbiamo messo quindi a bilancio più risorse. Inoltre abbiamo anche avuto un finanziamento per costruire il terzo asilo nido comunale che ospiterà ulteriori 36 bambini, asilo che sarà costruito nella parte alta della città, visto che appunto al momento i due asili nidi comunali sono al Lido.